Bene, allora sono le 9 in punto, iniziamo anche per organizzare i lavori, lasciando spazio alla fine per, spero, qualche domanda, qualche intervento dello spirito di questa serata. Innanzitutto vi ringrazio per aver accolto l'invito a parlare di un tema, la sanità pubblica, che è una priorità da tanti anni per molti di noi, che cercano di fare qualche cosa di buono per questo territorio. Ringrazio l'oratorio, dottor Roberto, che ci ha messo a disposizione la sede, professor Bellavita, che ci dà un supporto tecnico, tutti coloro i quali si sono dati da fare. Mi fa molto piacere, ovviamente, ringraziare le associazioni, le organizzazioni, gli amministratori, c'è qua il presidente del distretto, sindaco di Treviano, sono state invitate ovviamente tutte le amministrazioni, ma la cosa importante che vorrei segnalare è che l'iniziativa nasce anche sulla base di una forte spinta di comitati veri che sono sorti in questi anni per la tutela della sanità pubblica, sia a Milano, Giovanna Capelli, e poi arriverà Enrico Bosani per il Lodigiano. Quindi un'iniziativa molto sentita, che ovviamente ci ha portato anche a organizzare dei punti di vista diversi, differenti tra di loro per esperienza, professionalità, cose fatte, cose previste, che sono appunto raccolte da questa schiera di relatori che spiego perché abbiamo invitato. Ovviamente noi inizieremo con la sanità pubblica in Lombardia, il dottor Magri ci illustrerà il suo punto di vista. Ovviamente noi siamo molto preoccupati, perché sapete che tutte le manifestazioni di questi anni che hanno teso a difendere la salute e la sanità pubblica si è agitato con consapevolezza il contenuto dell'articolo 32 della Costituzione. Lo ricordo a me stesso, lo ricordo anche a voi, la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, che garantisce cure gratuite agli indigenti. Parliamo del 48, perché abbiamo avuto nel 78 la legge sanitaria universale, che oggi viene smantellata pezzo per pezzo. E fatto salvo l'impegno di tanti operatori che sono nella sanità e di tante strutture, noi abbiamo una situazione in cui alla denuncia cerchiamo di affrancare l'iniziativa per... Primo relatore appunto ci illustrerà, ci dirà quello che pensa, ovviamente in una zona Grignano-Martesana che è in Lombardia dell'Italia, in cui abbiamo una montagna di problemi. Il primo dovuto al fatto che quando alcuni gentili intervenuti si ricorderanno, in questa amministrazione veniva presa come un esempio di insanità pubblica, avevamo un rapporto di iniziativa pubblica rispetto alla privata 80-20, 80% erano strutture pubbliche, 20% private. Oggi tutto si è capovolto, la maggioranza delle risorse delle strutture superano ampiamente il 55-60% rispetto a ciò che si concentra nella sanità privata. Secondo noi ci siamo mossi in questi anni, perché quello che dice l'articolo della Costituzione è largamente compromesso e disatteso, perché purtroppo troppe volte quando si ha la necessità di essere curati e si è a rischio per la propria salute bisogna porre mano al portafoglio. Le liste di attesa sono una realtà che molte famiglie possono testimoniare. Personale sanitario che abbiamo valorizzato, il Covid, gli eroi, fanno i conti oggi col fatto che dopo 5 anni, il 5 dicembre, c'è stato uno sciopero di tutto il personale sanitario a partire dai medici, che hanno segnalato la gravità della situazione. Probabilmente ciò si ripeterà anche lunedì prossimo, ma questa iniziativa ci richiama
ha una situazione molto, molto, molto complicata, in cui senza negare il valore delle esperienze che molti di voi conoscono, c'è una situazione in cui la denuncia, non ci dimenticheremo del Covid, problemi che assillano le famiglie, le comunità, dei costi, il caro villa, la paura che è generata in questa situazione di guerre continue, un giorno sì e l'altro pure, hanno generato una situazione con mancanza di risposte. Ovviamente noi abbiamo anche una grande preoccupazione e vorremmo influenzare quello che succede, perché ci piacerebbe, poi Luca Bertagna illustrerà i dati del distretto di Paullo e dei numeri che sono più significativi delle parole, però ci piacerebbe che in questa zona ci fosse una iniziativa, una preoccupazione generalizzata. Noi abbiamo sicuramente avuto attenzione e disponibilità dal sindaco di Trebbiano, presidente del distretto di 150.000 abitanti di cui Paullo fa parte, ma abbiamo una situazione molto distratta. La classe dirigente cosiddetta oggi in questa zona è molto impegnata a parlare dello stadio di San Siro. Non vediamo grandi preoccupazioni sullo stato di salute della popolazione, e anche a livello nazionale, visto che le questioni economiche si sono fermate non per aumentare gli stanziamenti che devono essere ben utilizzati per la sanità, ma si sta discutendo di quanto aumentare l'eterna telenovela appunto del ponte di Messina. Rispetto a questa situazione, quindi, noi abbiamo chiesto al dottor Magri di metterci a disposizione non solo la sua competenza e i suoi dati, ma anche un racconto di come si reagisce, di come dal basso, relazionandosi con le istituzioni, con le associazioni, con le persone competenti, ad esempio nella realtà di Lecco, che anch'essa è in Lombardia, si sta sperimentando di non assistere solo alla cancellazione della sanità pubblica, ma di avere un ruolo propositivo in cui nessuno vuole demonizzare ovviamente le iniziative private, del privato sociale, di quello convenzionato, eccetera. Ovviamente la preoccupazione massima è che se il pubblico decade completamente, non c'è solo un rapporto numerico, ma c'è anche la impossibilità totale di guidare, di programmare, termini astrusi nei tempi odierni, ma neanche di controllare. Seconda cosa che chiederemo sul distretto di Paullo. Luca Bertagna ci illustrerà questo secondo quesito che abbiamo posto. Distretto di Paullo, molti che passa, chi non è di Paullo non lo sa, chi passa da Paullo vede c'è una targa di marmo sull'edificio, dice 9 gennaio 1995, edificio di proprietà comunale, sede dei servizi sociosanitari, come era nell'ispirazione della grande riforma sanitaria del 79. Noi, qua c'è personale che conosce più di me, che ci ha lavorato, ci lavora, i cittadini frequentano. Quello è un patrimonio storico che va mantenuto. Noi abbiamo denunciato in continuazione lo smantellamento dei servizi presenti all'interno del distretto. Non sono più. Luca Bertagna illustrerà tante cose. Tenete conto che c'erano nel distretto di Paullo 110.000 prestazioni fino al 2018. Covid, crisi, eccetera, eccetera, le prestazioni sono diventate poco più di 70.000, il 39% in meno. Quindi quando noi diciamo perché non c'è più il cardiologo, il nefrologo, gli oculisti, a intermittenza la chirurgia, l'ortopedia, in questi giorni proteste anche perché il consultorio non è a disposizione
negli orari previsti, non, purtroppo non inventiamo nulla. Non abbiamo avuto nessuna risposta dalla direzione sanitaria, una cortese disponibilità al colloquio con il presidente di distretto, ma nessuna risposta delle autorità sanitarie regionali per dire come e quando si mettono i medici. Non ci sono i medici, però poi si trovano, se paghi il giorno dopo chiedi una visita privata, o se vai al pronto soccorso del nostro ospedale e vedi tanti medici gettonisti che in 5 giorni guadagnano come i loro colleghi guadagnano a fine mese. Quindi è una stortura che non possiamo accettare e accogliere. Questo dato del distretto sanitario è davvero importante, perché purtroppo Paullo, che da sempre è stato centro nevralgico per un territorio più ampio dei servizi sanitari, è stato cancellato dalle case di comunità. La casa di comunità è andata a Peschiera, anche se Peschiera ha uno stabile che è la metà di quello di Paullo, 1000 metri quadri calpestabili, qua ci sono gli ambulatori, 2000 metri quadri calpestabili. Abbiamo una situazione molto, molto critica sul fatto che i bandi continuano ad andare deserti, e noi questa mobilitazione deve puntare al fatto che anche le nuove normative prevedono che i distretti, gli ambulatori rimangano insieme alle case di comunità. Gandino Cassavia sicuramente ci dirà come deve essere coordinato Peschiera insieme a Paullo, ma noi abbiamo bisogno di tenere duro. Va completamente cambiata una politica amministrativa del comune e dei comuni che ritengono, come è successo negli ultimi anni fino al 2021, di mettere in vendita la sede, qualche avventura immobiliare da non perseguire. Quella lapide significa che Paullo dopo 10 anni comprò divertenza, comprò quella sede, 5.000 cittadini firmarono una petizione, 5.000. Non eravamo neanche 10.000 abitanti, tutti, senza colore politico, tutti si sono mossi per, era l'unico caso in cui Paullo aveva anche un affitto pagato dall'ASL che aiutava a pagare il mutuo. Quindi, come in tutte le civili abitazioni, bisogna fare le manutenzioni, bisogna mettere a posto lo stabile, bisogna evitare che caschino i calcinacci, ma il centro di una città è se nel centro c'è la scuola, ci sono i servizi sanitari, c'è la sicurezza, e non se si smantella tutto per perseguire obiettivi discutibili di carattere estetico, magari con qualche panchina di troppo. Quindi da questo punto di vista questa battaglia avrà dei dati sui quali ne perseguiamo. Terzo elemento, l'esperienza della casa di riposo. Il dottor Lupi è il direttore sanitario della casa di riposo. È un'esperienza di grandissimo valore, 22 posti, 18 alloggi, il centro diurno per anziani che vanno a casa la sera, oltre 10 anni di lavoro. Un'esperienza molto qualificata che nel momento in cui c'è stato il Covid ha visto Paullo essere esempio di come si doveva, fare per curare la gente per proteggerla. Questa casa di riposo, proprio perché vogliamo fare delle proposte, può essere, come dire, il punto di riferimento per qualche cosa di meglio. La casa di riposo dopo 10 anni ha un bisogno molto forte, perché ci sono circa 50 persone in lista di attesa, le persone invecchiano.
quella fu pensata proprio per questo, in questi ultimi due anni, anziché prevedere un ampliamento come era previsto nel contratto alla sua scadenza decennale con la prelazione, eccetera, eccetera, questo lo dico io dal punto di vista amministrativo e non il dottor Lupi, anziché prevedere un beneficio per la comunità facendo raddoppiare i costi a disposizione con un grande investimento di milioni di euro, è due anni che si cincischia facendo gare che vanno deserte e che appunto fanno perdere tempo, evitano gli investimenti, non si risponde ai bisogni, si punta a un obiettivo commerciale che non va bene quando si parla di persone. Affitto, ristoro, non stiamo facendo una gara al massimo ribasso per fare una smaltatura. È una cosa seria, cioè si sta parlando di persone, sono problemi fondamentali e lì ci può essere anche un punto di riferimento per fare, per tentare di proporre un ospedale, non c'è la casa di comunità, tentiamo con la forza dei comitati, delle istituzioni, delle persone che vanno tutte d'accordo, di puntare a un ospedale di comunità che manca in questo, una volta il nostro ambito distrettuale aveva solo i quattro comuni, Paolo e confinanti, 50.000 abitanti, adesso come Gabriele ci dirà, se vorrà intervenire, ci sono 150.000 abitanti, si va fino alla Martesana, non c'è la previsione dell'ospedale di comunità, che non sono muri nuovi, ma è un servizio coordinato che potrebbe avere un punto di riferimento in una casa di riposo che ha 20 posti letto e che può coordinarsi con il distretto sanitario, che può coordinarsi con grandi esperienze che ci sono nel territorio di Paullo. Fra poco più di un anno la Guardia Medica, la continuità assistenziale, la Croce Bianca compirà 50 anni, l'esperienza molto importante del carro, abbiamo festeggiato qualche settimana fa, è 35 anni che lavora sul territorio, ci sono i medici di base, poi ci dirà Galdino Cassavia, un problema enorme che riguarda le famiglie, i territori, i comuni e la cura, ma ripeto, questa proposta va bene. Una settimana fa l'assessore Bertolaso ha fatto una delibera che solo oggi è apparsa, è molto lunga da studiare, che parla di ospedali di comunità, di prevederne altri oltre a quelli che sono stati previsti, però con un'ambiguità che c'è anche per le case di comunità sul fatto che non si privilegia, visto che purtroppo le normative regionali fanno l'equivalenza tra pubblico e privato, non prevedono un'iniziativa pubblica. Però su questo bisogna lavorarci. Cioè, io capisco che è un problema complesso. Sapete quanti? Non è un problema semplice, come cosa pur urgentissima, come fornire di parcheggi il nostro distretto sanitario che viene completamente escluso dalla possibilità di accedere per quello che si sta combinando in questo centro. Quello è un problema risolvibile, forse, più semplice. Mettere a posto un sistema sanitario nuovo è complicato. Ho finito dicendo che alla fine noi avremo grandi spunti dai nostri relatori e grandi spunti anche, lo ringrazio, per Dino Cassavia, che rappresenta la regione, rappresenta appunto non lui personalmente, che è stato anche sindaco di Pantigliano un po' di anni fa e conosce bene il territorio, rappresenta anche l'altra parte, la controparte, in molte occasioni, ma la sua competenza è anche utile per risolvere i problemi al di là del ruolo che ricopre. Ma in fondo avremo Giovanna Capelli e Enrico Bosani che ci parleranno dell'esperienza molto significativa
dei comitati che si sono creati non per denunciare e basta, per interloquire. Giovanna Capelli ha scritto una miriade di volte alla direzione sanitaria, io ho scritto tante volte con tanti ex amministratori, nessuna risposta. Però non ci siamo scoraggiati, abbiamo continuato, facciamo delle proposte. Questa iniziativa di base degli sportelli a Melignano e nell'Odigiano siciliano è straordinaria, perché applicando le leggi dello Stato e della Regione, in cui si dice che se hai un'urgenza, se no rischi di morire, devi avere la visita per 3 giorni, 10 giorni, 30 giorni, se telefoni normalmente vai all'anno successivo. Un'iniziativa organizzata in cui si spezza la solitudine ha portato a dei risultati importanti. Decine di, certo, sono 10 milioni di abitanti in Lombardia, non ci illudiamo, sono decine di casi affrontati e risolti nell'Odigiano, i primi casi importanti che vengono risolti a Melignano, oltre a tutte le altre cose che diranno, ma è una cosa importante, vedete? Io con tanti altri nell'Odigiano abbiamo rappresentato una denuncia per interruzione di pubblico servizio nel mese di maggio del 23. Il giudice a ottobre ha archiviato dicendo che non c'è interruzione di pubblica, ha disposto che non si andava avanti. Perché dice non c'è interruzione di pubblico, non è vero che voi se non avete la visita rischiate, perché c'è sempre il medico di base, c'è il pronto soccorso, bastava andare l'altro giorno a Rizzolo per vedere la situazione di insicurezza che c'è al pronto soccorso, ma la cosa importante è avere fiducia che insistendo qualche cosa si combina. E guardate, lo racconterà Bosani, noi abbiamo fatto quell'istanza. Questo comitato dell'Odigiano, come quello di Melignano, è molto ampio. Ci sono le ANPI, la CGL, l'ANPI, l'Odi Comune Solidale, le associazioni di base, quelli senza partito, c'è l'Auser. Cioè, tutti questi hanno sostenuto una posizione per cui il comitato è andato in udienza dai NAS di Cremona, che sono competenti per questo territorio, e i NAS che si occupano di antisofisticazione dei cibi e di tutela della salute, hanno detto che queste segnalazioni sono fondamentali e che corrispondono al lavoro che loro stanno facendo. Oltretutto, questa cosa, ho terminato, deve trovare rispondenza anche nel nostro territorio. Se si riesce con uno schieramento amplissimo, guardate, l'ultima riunione dell'Odigiano, che si è fatta la settimana scorsa, molto aperta, tutti quelli che vogliono collaborare devono e possono poterlo fare, nessuno ha il primato. All'ultima riunione c'era la consigliera di Lodi Solidale del comune di Lodi, che è molto brava per seguire gli ospedali, c'era la consigliera regionale del PD Vallacchi, c'era la consigliera Biava dei 5 Stelle di Comune, cioè è una modalità di lavorare molto aperta, perché bisogna avere la forza per fare le cose, e quindi su questa cosa, ripeto, noi siamo qui per dire che questo è il primo problema, è la priorità assoluta. Tutelare la salute, tutelare la sicurezza nella salute, non commuoversi solo il giorno. L'altro giorno erano tutti preoccupati per gli incendi all'ospedale di Tivoli con i morti, e noi qualche mese fa, cioè, i morti sono stati a qualche chilometro di qua, è corretto. Sono problemi in molte strutture, nel massimo rispetto di chi lavora bene in quelle strutture. Oggi c'è l'ulteriore commozione, non ci si accorge che se tutto si privatizza, la medicina del lavoro
non è più nelle previsioni, gli ispettorati del lavoro neanche. Certo. La sanità pubblica è un compito anche dei comuni. Dallo Stato unitario in avanti, il sindaco è autorità sanitaria locale, certo, non ha le competenze della regione, del governo, eccetera, ma deve sentire questo come un dovere, perché nessun territorio è a posto se non si preoccupa dei più fragili, degli anziani, dei bambini, dei malati, con una serie di servizi che oggi vengono chiesti anche per delle piaghe incredibili che ci stanno colpendo come una violenza inenarrabile che colpisce una parte della popolazione a partire dal genere femminile. Quindi per questo noi abbiamo fatto questa serata e mi auguro che questo lavoro veda un concorso di tutti quelli che hanno la volontà di non arrendersi a una cosa da cui dipende la vita di tutti, che è la salute e la sanità pubblica, che deve rimanere come una delle conquiste più grandi della storia del nostro paese, che non può essere distrutta e cancellata. Grazie.